Ciao a tutti, nuova video ricetta della domenica. Stavolta ho provato a fare proprio un esperimento. Infatti, come vedete, ho fatto un tortino molto piccolo perché ho provato a fare una torta bicolore super light. Ci sono pochissimi ingredienti ed è estremamente veloce da fare ed è venuta buonissima, quindi veramente ve la straconsiglio. Sono rimasta felicemente sorpresa del fatto che abbia lievitato tantissimo, non c'è neanche il lievito all'interno, ma il bicarbonato. Comunque, vediamo subito come si realizza perché, come vi dicevo, è super semplice. Allora, come prima cosa io ho utilizzato lo zucchero. Se volete far venire la parte chiara, proprio bianca, ovviamente dovete utilizzare lo zucchero bianco. Io ho utilizzato quello di canna e quindi è venuta più gialla, insomma, per intenderci. È vegana perché non ci sono uova, latte né niente. Comunque, il primo step è far sciogliere benissimo lo zucchero all'interno dell'acqua, quindi deve essere proprio completamente sciolto. Solo quando è completamente sciolto vado ad aggiungere l'olio di semi. Io ho usato l'olio di semi di girasole. Anche qui mescolo un pochino e poi piano piano aggiungo la farina. Io la aggiungo un po' per volta e setacciandola in modo che prenda un po' di aria, proprio perché ci sono pochi ingredienti. Almeno diciamo che se è setacciata e quindi se ha preso un po' di aria, aiuta anche nella lievitazione. Tolgo la palettina e comincio ad amalgamare il tutto con la frusta. Se volete, ovviamente potete utilizzare la frusta elettrica, però è talmente semplice che secondo me non ce n'è neanche bisogno. Poi setacciando non si formano neanche grumi, quindi ecco, in questo modo evitiamo anche di utilizzare il frullino, insomma. Quindi è tutto ancora più semplice. Io per dare un po' di aroma ho aggiunto quello naturale alla vaniglia. Ovviamente voi, se volete, potete aggiungere la scorza di limone, la scorza di arancia, anche che secondo me sta molto bene con il cioccolato. Se volete, potete farlo tutto bianco, tutto al cioccolato, come preferite. Comunque, io qui utilizzo un terzo di cucchiaio di bicarbonato e poi l'aceto di mele per far lievitare. Vedete che fanno reazione e questo, diciamo, mi sostituisce il lievito. Mescolo bene. Era la prima volta che provavo a fare una torta bicolore. Diciamo che col senno di poi avrei provato a fare una cosa tipo marble, quindi con qualche disegnino carino, però vediamo un po', per la prossima volta ci proviamo. Cacao in polvere, ovviamente non zuccherato perché già c'è lo zucchero all'interno della torta. Quanto basta? Io utilizzo questo di Natura Sì, che è veramente molto potente, viene proprio un bel sapore di cioccolato intenso e mi piace tantissimo. Io ne metto un bel po'. E come avete visto, io ho separato in due parti il composto in modo da avere poi il bicolore. Al cioccolato, ovviamente, aggiungo un altro po' di bicarbonato, poco come avete visto, con un altro po' di aceto perché in genere l'impasto con il cioccolato fatica un pochino a crescere, quindi cerco di dargli una spinta in più aggiungendo un altro pizzichino di bicarbonato e aceto. Poi imburro una teglia. Io vabbè, ovviamente piccola perché essendo un esperimento, come vi dicevo, ne avevo fatto poco. E accartoccio la carta forno perché ho visto che così aderisce meglio alla teglia. E semplicemente verso il composto, io qui ho versato un po' a caso, un po' uno, un po' l'altro, è venuta carina lo stesso. Però ecco, volendo si può giocare con tipo la tecnica marble. E secondo me verrebbe molto molto bella, insomma, tutta quanta la tortina. Calcolate, io sopra non ho aggiunto neanche lo zucchero a velo per decorare, perché mi piaceva proprio che si vedesse il fatto che c'era il bianco e il nero e mi piaceva così, insomma. Come vedete è velocissima. In forno a 180 gradi, io l'ho tenuto 35 minuti, magari fate la prova con lo stuzzicadenti. Una volta che ho spento il forno l'ho lasciato altri tra i 5 e i 10 minuti, ma neanche a 10 non ci sono arrivate col forno spento ed ecco qui il risultato finale, guardate quanto è carina! Io mi sono divertita tantissimo con questa torta e appunto non c'è bisogno di far montare niente con le uova, eccetera, quindi è super veloce da fare. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate, se provate a rifarla e vi va, taggatemi nei social. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao! You made me feel special, like we were one. You made me feel special.